Incontro in prefettura a Palermo sulle minacce e le aggressioni ai giornalisti. Un tavolo voluto dal Ministero dell'Interno. Le intimidazioni ai danni dei cronisti anche via web sono in aumento. Maurizio Di Lucchio. Il rapporto che è elaborato dal centro di coordinamento per le iniziative contro gli atti di intimidazione nei confronti dei giornalisti evidenzia per la Sicilia rispetto all'anno scorso un incremento anche rilevante. Erano 9, sono diventati 27. Preoccupa l'aumento delle minacce ai danni di cronisti nell'isola. Nel 2020 sono state il 237% in più e la pandemia ha aggravato la situazione. Si pensi per esempio alla cronista palermitana aggredita a Ferragosto mentre documentava gli assembramenti sulla spiaggia di Barcarello a Palermo. La maggior parte delle vessazioni però non avviene dal vivo. Quello che oggi emerge sono le intimidazioni a mezzo web. Cioè la diffusione dei social definisce questa nuova modalità. Per trovare ulteriori strategie di protezione, oggi riunione in prefettura a Palermo, focus proprio la Sicilia. In videoconferenza prefetti, rappresentanze della stampa e giornalisti vittime di aggressioni. A copresiedere il direttore centrale della Polizia Criminale, Vittorio Rizzi. A livello nazionale. Il dato di intimidazione a matrice criminalità organizzata è al di sotto del 20%, in Sicilia è di 59%. I numeri sono cresciuti anche perché c'è stato un incoraggiante aumento di segnalazioni da parte delle vittime. Noi ci impegniamo a segnalare per tempo ogni minaccia, cronisti e cronisti, e sono molte, perché è necessario denunciare, non stare zitti.